Cari amici, buonasera. Qui accanto a me, in diretta dall'Odi, ecco Alberto Beonio Brocchieri, Buonasera. scrittore, prima di essere scrittore è anche un grande manager, ha fatto grandi cose nell'industria editoriale, ma soprattutto, caro Alberto, tu sei un campione mondiale, di spada. Grazie di ricordarlo. Grazie di ricordarlo. È stata l'ultima avventura, direi, quella lì. Poi adesso ho dovuto lasciare anche la spada perché sono troppo vecchio. Ma è stata una bella avventura perché è uno sport bello, simpatico e poi si conosce un sacco di gente. Quindi siamo andati in giro per il mondo. Sì, è stata una bellissima avventura. Beh, tu la tua spada che l'hai usata così bene sino ad assurgere al titolo di campione mondiale a squadre, sì, a squadre, campione mondiale, però la tua spada l'hai trasformata nella penna, metaforicamente, perché oggi sul Metaforicamente sì, è computer, vero. perché ti sei messo a scrivere. Io ho Sì, mi avuto il sono piacere messo a di scrivere. pubblicare un tuo romanzo, I bugiardi di Dio, che è un bellissimo romanzo e che invito, se non l'avete ancora letto, di andare a recuperarlo e lo trovate in ebook. Ma Alberto Beone Borchieri mi ha sorpreso, felicemente sorpreso, con un romanzo intitolato Marc de Fer, ed è un romanzo non ambientato oggi, ma ambientato nel 1600. È ambientato nel 1600, sì, direi che la vicenda si svolge tutta nel periodo, quasi esattamente nel periodo della guerra dei Trent'anni, e si svolge in Francia. E si svolge in Francia e ci presenta. Io parlo sinceramente. Ho fatto per molti anni un po' la critica letteraria su un settimanale popolare come la Domenica del Corriere. Il mio metro di giudizio è sempre rimasto. Forse i radical chic non mi considereranno al loro livello, ma è rimasto sempre legato al personaggio e ai personaggi e la storia. Non si può raccontare il vuoto, È bisogna così, è fare così. vita. E Marc de Fer, che tu mi presenti in un corposo romanzo di oltre 300 pagine, ma appassionante, che sembra che sia un romanzo di 100 pagine, perché se tu cominci a leggerlo, te lo dico io, la mia esperienza personale, poi tu rimarrai smarrito se io ti lodo un po', eccetera, ma No, 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 continua, non continua. ti smarrito. Benissimo. Dico, se tu cominci a leggerlo, se voi cominciate a leggerlo, non potete fare a meno di arrivare alla fine. E ci presenta un'epoca e un personaggio a tutto tondo che appassiona, coinvolge e in certi momenti un po' travolge. Raccontami un po' come è nato questo tuo viaggio narrativo nel lontano passato e un po' se ci sono degli echi con quello che può essere il nostro presente pandemico. Ah, bella e difficile domanda. Cominciamo dal primo discorso. Allora, ti posso dire che questa storia nasce dalla confluenza di tre elementi. Uno l'hai già citato, che è quello della spada, del duello, insomma, in qualche modo, no? Che mi ha appassionato da ragazzo. Io ho fatto nella mia vita 10 anni di spada da ragazzo e 10 anni di spada da vecchio, insomma, eh? Da quasi vecchio e da vecchio. Quindi mi è rimasto sempre nel cuore questo tipo di mondo, il duello, lo scontro, l'astuzia, la forza. La scherma è una, come dire, è una metafora un po' della vita in questo senso, come tante cose, per cui ci vuole al tempo stesso prudenza, coraggio, tempismo, rispetto dell'avversario, sono tante cose che ti prendono. Il secondo elemento che
è entrato prepotentemente nel discorso del romanzo è che mi piace da morire quella zona lì della Spagna, della Francia. Il Midi della Francia io lo trovo incantevole. Ti ci immergi se ci passi in macchina, ti ci immergi tra paesaggi, come dire, bellissimi ma non urlanti mai. Cioè, vorrei dire, non è Capri, Sì, no? certo. Che è un muro di bellezza. Questo invece è sussurrato, ma è sussurrato in mille declinazioni diverse. Quindi ti prende. Il terzo elemento che è confluito lì nasce da un disagio da ignoranza. Cioè io a un certo punto, ma direi non so neanche perché, mi sono reso conto che, malgrado i miei vecchissimi studi in filosofia, il 600 era per me una specie di nebulosa. Sapevo che doveva essere importante, ma cosa ci fosse proprio dentro non avevo le idee chiare. E quindi ho cercato di chiarirmele. E quindi sono andato a leggere le biografie, le storie, le battaglie, tutte queste cose qui. E anche lì devo dire, mi ci sono innamorato, perché è proprio il momento in cui nasce l'età moderna, quello che noi siamo. Nasce con grandi costi, perché insomma, nella prima metà del secolo, grosso modo, proprio il tempo in cui si svolge la nostra azione, circa un terzo dell'Europa intera muore in guerra. Quindi generazioni che non passano, si fermano. Travolgimento grande, no, grande. Passo e mi collego alla tua seconda domanda, molto molto difficile, il collegamento che vedo tra oggi e quei tempi lì. Direi Sì. io lo vedo sotto due aspetti. Uno è un aspetto che potremmo definire scientifico-tecnologico, cioè la scienza moderna nasce lì, con rivoluzioni, voglio dire, da Copernico a Keplero, per carità del cielo, no? A Galileo. Figurati un po', per la gente di quel tempo lì, le idee di questi signori erano folli, inimmaginabili e inaccettabili, come ben sappiamo. Quindi da una parte questo, dall'altra parte il fatto che il singolo individuo, allora meglio diciamo il papà del singolo individuo che aveva vissuto grosso modo intorno alla metà del Cinquecento, o forse verso il Cinquecento, aveva delle maniglie di certezze a cui si poteva attaccare. Se aveva dei problemi come individuo, come papà, come figlio, come marito, come moglie, però la religione gli diceva cosa doveva fare, il potere politico, l'impero o quant'altro, gli diceva cosa doveva, fondamentalmente l'impero, gli diceva come doveva comportarsi e ci andava. Quello arrivato, affacciatosi all'alba del Seicento, ha visto queste certezze crollare. La riforma luterana ha bloccato la fiducia nella parola della Chiesa, non nella parola di Dio, ma nella parola della Chiesa come suo interprete. Pensa che cosa vuol dire. Eh sì. Cioè, noi viviamo in una società tutto sommato molto 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 laica, dove le certezze sono di diverso tipo e in fondo puoi muoverti tra una certezza e un'altra, te la scegli. Ma lì non era così. E diventa così in questa metà di secolo. Quindi io credo che in qualche modo, anche se ancora non ce ne accorgiamo del tutto, la rivoluzione, chiamiamola la rivoluzione del web, tanto per metterci dentro un po' tutto, Sì. non è tanto lontana. Il fatto che l'individuo tenda a sciogliersi in comunità che però in realtà non vive e non conosce se non per alcune fotografie, per alcune frasi, per alcuni accenni, dove si rischia molto perché nessuno è in grado di sapere a chi sta dando davvero quelle parole sue. Gli possono, come succede purtroppo anche tragicamente,
cambiare e rovinare il destino. Allora ne esce un tempo di incertezza che, esattamente come quello, richiede la costruzione di nuove certezze. Nuove certezze che non sappiamo neanche ben definire, come non sappiamo come useremo la rivoluzione del web. Ecco. Certo. In questo, secondo me, in questo un parallelo è lecito. A grandi linee direi che è possibile farlo. Certo, certo, ma il personaggio Marc de Fer è un personaggio che tu disegni a tutto tondo e secondo me dovrebbe essere anche un esempio per molti personaggi dei nostri tempi, perché è un personaggio che in fondo, quando leggerete la storia, vi accorgerete che sì, è molto attento a come le cose girano nel mondo, ha una sua duttilità adattarsi a certe situazioni, però c'ha un punto fermo, che lui non rinuncia e non modifica una sua moralità, la moralità. Vero. Mentre siamo di fronte a delle società che le definiamo liquide, no? Di chi è pronto a fare ogni tempesta, basta che rimanga a galla. Questa è un'attualità di riferimento, secondo me. Non ti pare? Sì, direi che mi pare che Marc de Fer non si aggrappa a certezze esterne a se stesso, tranne forse a una. Qui, se qualcuno leggerà questo libro, poi volentieri ne parlerei, perché io stesso parlo di Marc de Fer ormai come se fosse un altro, non un mio personaggio, perché voglio dire, ci sono vissuto talmente tanto insieme che per me lui è un signore. Certo. Questo signore, nel corso della sua, anzi non della sua vita, ma dei 10 anni o più o meno che seguiamo, questo signore cambia molto, certo. Fa carriera, arriva veramente a fare i conti col potere, che non è mica poco, no? Soprattutto perché, voglio dire, uno che nasce... Ecco, qui vorrei mettere la mia piccola sottolineatura. È uno che nasce contadino. Nasce servo di derivazione di una famiglia che è sempre stata, nei secoli, una famiglia contadina. E in questo, secondo me, c'è l'aggancio molto forte. Cioè, si può fare questo, perché me lo chiede il Gastone d'Orléans, si può fare quell'altro, perché me lo chiede un altro personaggio che capisce che è un po' losco. Si può arrivare a compromessi? Sì. Si può utilizzare la fortuna che indubbiamente mi ha aiutato? Sì. Però arriva a un certo punto. A un certo punto gli viene chiesto qualche cosa che lo costringe a guardarsi proprio a nudo e a dire: ma questo lo faccio o non lo faccio? Io non dico cosa sceglie, perché no, non lasciamo un po' di suspense. La storia bisogna leggerla. È la storia bisogna leggerla, se no non ci divertiamo più. Però devo dire, ecco, questo personaggio ha questo limite che sarà valicato, che non sarà valicato, ma che è interessante proprio perché c'è un cambiamento radicale nella persona, ma che non si appiglia alle, o perlomeno non si appiglia solo alle autorità. Si gioca nel romanzo su questo tema, ci si gioca anche abbastanza. È un personaggio che alla fine riesce sempre a guardarsi allo specchio e a riconoscersi, ed è un personaggio che riesce a conservare un sogno di vita nonostante tutto, a costruirselo, certo, a goderne, certo, e
Poi, proprio verso la fine, chi leggerà lo troverà, capisce una cosa che negli ultimi anni gli sembrava di avere già capito, intuito, ma alla fine questa cosa gli appare chiara, inevitabile e anche irresistibile. Però io non dico qual Certo, ma nell'arco della sua vita, questi 10 anni di vita che tu segui, di questa ascesa di questo personaggio, sembra quasi che realizzi una sorta di sogno americano, no? Dal sì, nulla hai assolutamente ragione. giunge ai vertici, però conservando una sua moralità di base alla quale non rinuncerà mai completamente, no? Completamente mai, no, completamente mai. Ha direi dei larghi giochi, no? Interpretativi del lecito e del non lecito. Rischia di abbandonare un po', a volte esce un po' di carreggiata, però alla fine non rinuncia a se stesso. Ecco, questo no. Ecco, io ho apprezzato molto, tu hai detto che ti sei informato, hai studiato molto prima di affrontare la scrittura di questo romanzo, ma mi complimento molto perché tu hai studiato davvero bene, perché ci sono dei passaggi nel tuo libro, al di là della storia del protagonista, eccetera, il contorno. Tu sei entrato molto bene, secondo me, in quella realtà di quell'epoca, che ci dai degli squarci che sembra di vivere in diretta, di essere dentro la locanda, dentro certi Battaglie. dentro le battaglie. Era l'epoca in cui per la prima volta, diciamolo semplicisticamente, si sparava, insomma, per cui c'erano le armi da fuoco che irrompevano, contro le spade, insomma. In ogni modo, però, il contorno, la scenografia, non appare come un qualcosa di posticcio e di risaputo, ma scendi nei dettagli. È molto bello. Questo devo dire è il più grande complimento che tu mi puoi fare, che un lettore mi può fare, no? Cioè, facciamo un attimo diciamoci una cattiveria. Spesso capita che il romanzo storico sia un romanzo e che ogni tanto ha dentro come dire, il riassunto del bigino della storia. Io, Certo. francamente, non ho fatto lo studioso di questo periodo, però me ne sono un po' innamorato e probabilmente è questo che si sente, cioè l'ho vissuto dentro di me prima di metterlo sulla carta e l'ho messo sulla carta non tanto dicendo, beh, adesso faccio un romanzo storico. Io sono partito dall'idea di faccio un romanzo ambientato in un posto che mi piace, con parecchi spunti che sono legati alla mia esperienza di vita, eccetera, e in un periodo che è un periodo straordinariamente fertile, anche se straordinariamente pesante per l'umanità, almeno l'umanità europea, che allora però, vista da un europeo, rappresentava tutto, insomma, no? Quindi, comunque, grazie per questa tua No, lettura. ma vedi, io nel mio piccolo ho avuto delle esperienze di narrativa, eccetera, però quello che c'era nei miei libri, che c'è nei miei libri, è sempre frutto di un'esperienza vissuta, cioè nessuno, mentre assistiamo a tanti narratori, che poi si scoprono subito, insomma, che appunto, quando devono descrivere che il loro personaggio è andato a New York e ha fatto delle cose, questo e quest'altro, loro a New York non ci sono mai stati, non sono mai stati in quella strada, però fanno il bigino che hanno letto a destra e a manca e fanno questa falsa rappresentazione. Ecco, uno degli elementi positivi del tuo romanzo è proprio che non ha mai
la sensazione nell'arco della storia, della scenografia, eccetera, della storia, che sia lo stereotipo di quel Che momento o vicino. di quella cosa, ma sia quello. C'è quasi la sensazione che tu abbia avuto la possibilità straniante di essere andato per 24 ore nel 1600. Come adesso si usa nei film di fantascienza, no? Si va Appunto. avanti e indietro con grande facilità. No, purtroppo voglio dire, questo andare avanti e indietro, che sarebbe molto interessante, bisogna un po' costruirselo nella testa, e secondo me lo si costruisce nella testa se ti piace. No, cioè se c'è qualche ragione come dire, per andare alla ricerca del profumo, dei posti, dei tempi, dei personaggi. Ecco, dice, ma guarda come questo come mi piace, e allora ci vai dentro, allora poi ne scrivi. Ma senti, come hai vissuto tu questi mesi di pandemia? Come stai vivendo questi mesi di pandemia? Un po' senti la fatigue, come dicono, si comincia a dire, dice, ormai è passato un anno, che siamo chiuso, aperto, aperto, chiuso, insomma. Senti, io scinderei la risposta in due parti, di cui una, per così dire, è la pancia. E la pancia è stanca, perché questo stare più o meno chiusi in casa, questo non poter vedere i figli, non poter vedere i nipoti, non poter vedere gli amici, no? Perché? E questo ossessivo parlarne da qualunque parte. Ora, accendi la televisione, corri, corri. L'altra parte è la testa. Allora, io devo dire, fortunatamente, per un misto di cose che sono l'età, la mia situazione economica, che voglio dire, non mi dà una preoccupazione immediata come capita per centinaia di migliaia di persone in questo momento. Ecco, allora, sotto questo secondo aspetto ti dico, non posso altro che risponderti, l'ho vissuta e la sto vivendo. Come dire, da privilegiato, onestamente da privilegiato, no? Le due cose non è che sono in contraddizione, una è la pancia e l'altra è la testa. Eh sì, eh sì. E adesso, come dire, le due cose vanno avanti parallelamente, la pancia spera che vadano non bene, ma meglio, che il 1900, che il 2021 sia meglio del 2020. Accontentiamoci se c'è questo miglioramento, è che il prezzo differito di questa crisi non sia troppo più alto di quello che noi immaginiamo. Ecco. Il prezzo differito sarà veramente grave. Ed è lì che io dico, oggi avere 40 anni, 50 o addirittura averne 30 o addirittura averne anche 16, 17, io ho dei nipoti che non vanno a scuola ed è brutto per un ragazzo giovane non poterlo fare. E certo. Ecco, tutti questi, chiamiamoli dal nostro punto di vista, visto che tu e io siamo più o meno coetanei, tutti questi giovani soffriranno molto per il disastro. Oltretutto, diciamo che noi siamo l'Italia, che non è proprio un paese con le spalle forti, Certo. in cui le istituzioni fanno fatica a stare in piedi, le storie di questi giorni le abbiamo viste un po' tutti, no? In cui ci sarebbe tantissimo da cambiare, ma pochissime persone o forze o idee per cambiare. Cioè, uno dei problemi. Questo che lascia un po' smarrite, credo, le persone della nostra generazione che hanno avuto un pizzico di euforia nel vedere che il 46esimo presidente degli Stati Uniti in fondo è della nostra A me è generazione, meglio di quello precedente. per cui sembra presupporre, e noi siamo, diciamo, vispi abbastanza per essere ancora molto operativi, eccetera. Ecco, io mi aspetterei
che nascessero dalle giovani o dalle medio giovani generazioni degli impegni e delle idee e delle creatività per il futuro. Mentre ho l'impressione che anche queste persone immaginino una realtà, diciamo, gattopardesca, che appena ci avranno vaccinato tutti e sarà passata, diciamo, questa pandemia, che poi non si sa quanto dura l'immunità della vaccinazione ancora, eccetera, Certo. tutto ritorni tale quale come prima. Secondo me non tornerà niente come prima e bisognerà vedere cose diverse. A mio avviso il problema in questo momento non sarebbe quello di tornare come prima, ma sarebbe quello di tornare, non voglio neanche dire meglio di prima, ma in un tempo un po' diverso da quello di prima. Cioè bisogna cambiare delle cose, gattopardescamente bisogna cambiare perché nulla cambi magari, ma bisogna cambiare perché sennò noi ci troviamo a inseguire un mondo che ci scappa davanti e che facciamo fatica a capire, ma a capire nel senso vero del termine, quindi non a usare una tastiera, che, no, ma a capire quale dovrà essere un mondo tutto unito, tutto connesso, dove praticamente nessuno può considerarsi un'isola, come diceva la Ferrante, sì. È una sfida grossa Certo. che si compirà e che si, come dire, svilupperà almeno nei prossimi 50 o 100 anni, direi, e qui torno al tuo tema iniziale, quasi come quei 50 prima anni e di più di quei 50 prima anni del 600 hanno comportato. Certo. Gli imperi che noi credevamo saldissimi, non ci sono più e non ci saranno più. Le maniglie a cui pensavamo noi, o i nostri padri, non ne parliamo, di poterci attaccare, sono ormai dei gancetti sparsi ovunque. È una situazione È interessante, una eh? situazione interessante nella quale io sono sicuro, sino a quando sarà possibile e il destino ce lo consentirà, noi saremo molto presenti, molto attivi e molto creativi e non ci tapperemo la bocca e faremo sapere e sentire quello che pensiamo. Io direi di concludere questa nostra amichevole conversazione con due propositi. Il primo, invitando, questo è un proposito che faccio io, invitando tutti quelli che seguono il Salotto delle Idee a non lasciarsi perdere Marc de Fer. Dopodiché, dopo essersi lasciati coinvolgere e un po' travolgere dalle storie di questo personaggio e da quel mondo che lo avvolge, lo coinvolge, talvolta lo travolge, dico pensare che si va avanti senza dimenticare quello che c'è stato poco prima di noi, ma con la consapevolezza di quello che c'è stato poco prima di noi, continuare ad immaginare qualcosa di meglio di quello che ci può essere stato prima di noi. Non ti pare? Assolutamente sì, e direi anche che tu hai usato una parola molto importante, secondo me, che è immaginare. Immaginazione, qui ci vuole immaginazione e naturalmente soprattutto ci vorrebbe immaginazione da parte di chi è al potere. Ma forse, come tu dici, possiamo un pochettino aiutare come dire, a diffondere, a seminare non l'immaginazione stessa, perché siamo vecchi. Ma il seme di questa immaginazione, sperando che qualcun altro poi lo raccolga e se lo mette in cascina. Ecco, aggiungerei ad immaginazione anche generosità,
Perché la generosità di chi ha molto e avrebbe molto da poter investire economicamente può essere una chiave importante non soltanto per creare un futuro per i nipoti anche di chi ha molto da investire, ma per migliorare questa nostra società. Non ti pare? Sicuramente, sicuramente sì. E vorrei dire anche che anche qui tocchi una parola tremendamente difficile e pericolosa che è generosità. C'è un po' di generosità in giro, vorrei dire, non lo dico in senso negativo, né tantomeno spregiativo, ma generosità in qualche modo professionale. E la generosità piccola, la generosità non impegnata, non ufficiale, quella che mi pare manchi un po'. Però, sai, in questi casi qui io devo dire, i ricordi che io ho delle mie due generazioni passate, di mio papà e di miei nonni, mi ricordo che, insomma, al di là di una certa età si tende più a criticare che a sperare, lodare e sostenere. Ecco, insomma, cadiamo anche noi in questo vizio vezzo, però, No, insomma, diciamoci, cancelliamolo, cancelliamo questo vizio. se Noi fossimo siamo capaci. ottimisti e speriamo e non critichiamo. Prendiamo atto che in questo momento c'è una realtà un pochino carente sotto un certo punto di vista, però il buono c'è. Facciamo il tifo. Facciamo il tifo, facciamo Dai, il tifo. facciamo il tifo. Ciao, ciao Ciao Luciano, Andrea, grazie di questa grazie. bellissima chiacchierata. A Grazie presto. e Ciao. grazie a tutte voi che ci avete seguito. Grazie, arrivederci. Arrivederci.